We Are The Net presenta risorse, programmi, strumenti, servizi, letture, siti web che possono semplificare la tua vita digitale. Ben trovati a una nuova puntata di We Are The Net, il podcast che vi accompagna nel mondo digitale prendendovi per manina, guardando prima a destra e a sinistra prima di attraversare, e poi attraversiamo insieme in assoluta sicurezza. A parte queste cagate, io sono Fabio Mattis, mi occupo di strategie digitali, ovvero faccio consulente, faccio formazione nell'ambito del digital, e quindi social, Google, tutte quelle robe lì. Dunque, oggi vi voglio parlare di un trucchetto che utilizzo, che mi è capitato di scoprire di recente, che però funziona molto bene. Sarà capitato anche a voi, oltre di avere una musica in testa, che vi arrivi magari un video di formato abbastanza corposo e di doverlo caricare su più canali contemporaneamente. Canali intendo Facebook, Instagram, YouTube e compagnia bella. Beh, innanzitutto Facebook e Instagram ci danno una mano perché hanno implementato la parte di poter caricare lo stesso video su più canali contemporaneamente, ma non è tanto questo il punto. Il punto sta nel fatto che questi video sono pesanti. Ogni volta che mettiamo che siano 2 giga per un minuto, può capitare benissimo, soprattutto se viene prodotto in alta qualità. Normalmente sono quei video che vi arrivano da videomaker, da fotografi, o più semplicemente avete usato un programma che ha una compressione molto molto bassa. E beh, allora il problema nasce dal fatto che volete ridurlo per caricarlo anche più velocemente, anche perché ci sono certi canali che non permettono di superare un certo peso. Mi viene in mente, se non ricordo male ma potrei sbagliare, WhatsApp per esempio manda video fino a 64 mega, una cosa del genere. Beh, questo appunto potrebbe essere un problema, soprattutto perché video su WhatsApp o su Facebook o su Instagram non hanno bisogno di una qualità eccelsa in realtà. Perché? Perché vengono visti su schermi abbastanza piccoli, mentre YouTube sì, può essere usufruito anche da una Smart TV, allora conviene caricarlo anche la versione più pesante, perché appunto si ha una versione più nitida. È vero che c'è anche Facebook Watch su Smart TV, ma ad oggi quanti lo utilizzano? Io l'ho usato una volta esattamente un anno fa, l'ultima volta che l'ho usato. Serve un programma per la compressione, cioè un programma che vada a ridurmi il peso del video per poterlo appunto caricare più velocemente o poterlo far girare sui vari canali. Beh, un trucchetto che ho imparato proprio per un cliente che dovevo caricare diversi video giornalmente insieme, ed erano tutti pesantissimi, erano in formato MOV, che sono i formati tra i più pesanti, diciamo. L'MP4 teoricamente dovrebbe essere il formato quello migliore. Beh, servirebbe un programma che processi tutto il video, vado a diminuirgli la compressione o quantomeno il peso, e poi me lo restituisce e poi lo carico. Beh, c'è un modo molto più veloce, anche perché bisogna avere un programma in questo caso, e bisogna capire di quanto lo voglio ridurre, se c'è la compressione, non c'è la compressione e mille altre storie. Ma un metodo veloce che ho imparato è caricare il video su YouTube. Quindi non servono programmi, basta un account YouTube, meglio se verificato. Cosa significa verificato? Significa che gli date il numero di telefono, vi arriva il codice, lo mettete, così potete caricare video superiore a un quarto d'ora, se non mi ricordo male, e poi potete metterci le anteprime, le cose, le immagini di copertina, eccetera. Però comunque anche un account gratis che si fa con Google, lo caricate il video pesante su YouTube,
lo fate caricare, in questo caso ci metterà un pochino di tempo, ma è solo la prima volta. Una volta che l'avete caricato, nell'elenco dei video dove li avete caricato ci sono tre puntini, ci cliccate sopra e c'è, una volta che ha finito l'elaborazione, scarica. Normalmente questi video, anche da un paio di giga, diventano poi della dimensione dai 50 ai 100 mega, senza perdere così tanta qualità. Infatti l'ho scaricato e quando li scarico vedo che urca, tra l'altro scarica abbastanza veloce, in un minuto riscaricate più o meno il video. Sono video molto veloci e sono molto leggeri. Una volta scaricate, li potete ricaricare sui vari social, anche LinkedIn, per esempio. LinkedIn, ad esempio, c'ha un massimo anche lui di peso, per la durata invece massimo 10 minuti. Però avete una versione che sì, va bene da social, perché non serve questa qualità pazzesca. Ricordiamo, stiamo vedendo, molto probabilmente lo stiamo vedendo su uno smartphone, quindi uno schermo relativamente piccolo, non un mega schermo della televisione, o se va anche su PC, ma anche lì su PC non è detto che abbiamo bisogno di una definizione ultra mega power, cioè può servire anche una cosa più bassa. Quindi lo caricate su YouTube e lo riscaricate automaticamente, cioè automaticamente cliccando sui tre puntini fate scarica. Normalmente quando lo caricate su YouTube, prima genera automaticamente una versione non in HD, che è già scaricabile. Dopo l'elaborazione diventa, se era in originale HD, diventa anche HD. Aumenta un po' il peso, ma non eccessivamente. Io vi consiglio di aspettare l'HD, perché comunque è quello più con una definizione migliore. Però in questo modo voi avete creato un video di dimensioni più oneste, più leggere, facilmente visualizzabile. Per esempio, i video pesanti fanno fatica, che ne so, se dovete condividerli con Zoom, fanno fatica perché mangiano un sacco di CPU, quindi mangiano della memoria interna, la faccio facile, e quindi sembra che vadano a scatti. E questo è quanto, praticamente. Provate a scaricarlo, ricaricarlo e vedrete che il risultato sarà molto veloce. Io, come ho detto all'inizio, sono Fabio Mattis. Le coordinate per ascoltare tutto l'ambaradan del mio lavoro, quasi 250 puntate ormai, potete andare su weirdanet.it, dove c'è il blog con le mie puntate. Non tuttissime in realtà, perché non mi ricordo mai di caricarle tutte, e gli extra del blog. C'è la web radio di We Are The Net, dove invece lì ci sono tutte le puntate di We Are The Net dall'inizio dei tempi. Il sito è radiolina.net, anche facile da ricordare. Troverete un sacco di bottoncini lì a fianco, sono tutti collegamenti per gli altri posti dove mi trovate: Telegram, mi trovate su Facebook, mi trovate su Instagram. Diciamo che la cosa migliore è cercare WeirdNet su Telegram, perché avete tutti gli aggiornamenti, c'è sia il gruppo che il canale. Basta anche solo il canale, obiettivamente, se siete attivi meglio il gruppo. Se volete solo ricevere aggiornamenti gratuiti, il canale. E poi sono su tutte le varie piattaforme: Spotify, Spreaker, siamo su Apple Podcast, TuneIn, e chi più ne ha più ne metta. Penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere se questa cosa funziona. We Are The Net. Siamo tutti in qualche modo connessi.